Buongiorno a tutte e a tutti. Avrei voluto essere con voi, ma sono invece insieme a tante donne e uomini genovesi per insieme celebrare, ricordare e in qualche modo sensibilizzare rispetto alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A me piace sottolineare due aspetti rispetto a questa tematica gravissima e purtroppo che sta diventando sempre più un'emergenza. Un primo aspetto è che la violenza contro le donne non è qualcosa di lontano e distante da noi. La violenza contro le donne è qualcosa di assolutamente quotidiano, è qualcosa che trova le sue radici nelle nostre vite, è qualcosa che quando emerge come punta di un iceberg e quindi tutti i casi di violenza riportati sui giornali, tutti i casi purtroppo sempre più numerosi di femminicidio non sono altro che la manifestazione più grave di un fenomeno che è nella nostra vita di tutti i giorni. È nella nostra vita di tutti i giorni che noi dobbiamo imparare, uomini e donne, a instaurare delle relazioni positive, delle relazioni affettive, delle relazioni d'amore positive, che sono l'unico antidoto al fatto che si verificano degli eventi gravi nella vita delle persone. È nella consapevolezza quindi di quello che noi vogliamo, nel domandarci tutti i giorni se all'interno di una relazione troviamo quello che desideriamo, troviamo l'affetto, la cura, l'allegria, il rispetto, che noi possiamo in qualche modo contribuire a combattere questo fenomeno. Un altro aspetto che credo che sia fondamentale è che la lotta contro la violenza sulle donne non deve passare soltanto dalle donne. Io credo che sia fondamentale prendere coscienza che si tratta di un fenomeno che richiede che tutti, proprio tutti, uomini e donne insieme, ci attiviamo e lavoriamo appunto perché le nostre vite siano in qualche modo diverse. È tristissimo leggere sui giornali episodi come i tanti che sono ormai innumerevoli anche nella nostra città, che testimoniano appunto delle vite spezzate o comunque delle esistenze che sono segnate da una violenza quotidiana. Pensiamo al fenomeno dello stalking. Ecco, tutto questo prima di arrivare ad esistere è preceduto da una relazione che in qualche modo è impari, fondata su degli stereotipi, è fondata su un ruolo della donna che in qualche modo la sottomette e la rende passibile quindi di essere resa un oggetto. È fondamentale che la politica si renda conto che non si tratta di un problema che riguarda le singole persone che sono toccate da questo fenomeno, ma si tratta invece di intervenire recisamente per attivare quelle che devono essere delle pari opportunità nell'ambito del lavoro, delle relazioni familiari, nell'accesso alle prestazioni sociali, pari opportunità nell'accesso anche alle carriere, alla vita politica, che obiettivamente nel nostro paese richiedono ancora tanto lavoro da fare. I dati ci dicono che nella gran parte dei casi le donne che sono protagoniste dei più gravi episodi di violenza sono persone che non hanno ad esempio la propria autonomia, non hanno la possibilità in qualche modo di distaccarsi, soprattutto nel caso di figli, se non a prezzo di immensi sforzi, da colui che le maltratta. Ecco, io credo che sia importante che noi ci impegniamo concretamente in questo senso. Io ci sono.